Dopo le amarezze del derby, torna in campo il Pescara domani alle 17.30 a Gubbio, gara che verrà trasmessa in diretta in chiaro su Rete 8 con ampio prepartita a partire dalle 16.30. Tante le novità di formazione, erano scontate quelle di Saio e Mulè al posto degli squalificati Plizzari e Brosco. Nella rifinitura si è fermato Matteo D'Agasso, in mediana giocherà Tuniov, mentre in attacco nel tridente completato da Tonin e Merola spazio ad Andrea Ferraris. Cangiano ha giocato titolare tutte le ultime partite, per turnover tocca ad Andrea Ferraris con Bentivegna che ha ancora un'infiammazione muscolare, non è al 100%. Questa mattina la conferenza stampa del tecnico Silvio Baldini, particolarmente toccante il ricordo che ha fatto il tecnico biancazzurro delle sue visite in settimana a Marco, il tifoso biancazzurro poi deceduto, e alla tifosa Paola. C'è stata l'amarezza per questa sconfitta e niente, bisogna metabolizzarla con il lavoro, i ragazzi si sono impegnati, dedicano tutto loro stessi, lo dedicano al loro lavoro, quindi questa è la cosa che più mi gratifica. La squadra stamattina, ho messo la squadra in campo, che era Pierozzi, Mulè, Pellacani, Crialese, Squizzato, Valzania. Avevo messo D'Agasso, poi D'Agasso in un fare calciare ha avuto un indurimento all'adduttore e niente, gioca Tuniov al posto suo con Tonin, Ferrari a sinistra e a destra Merola. Eravamo partiti con l'intenzione che avrebbe giocato D'Agasso, e anche perché tutta la settimana quelli che vedo più in forma, che vedo più in palla, scelgo per la partita. E è successo questo piccolo inconveniente, pazienza, gioca Tuniov al posto suo. Colgo l'occasione per fare le condoglianze appunto alla famiglia di Marco, il capo ultra che è morto, perché proprio qui c'è Mucciante, mi ha detto: guarda, l'ultimo desiderio che aveva era quello di volerti, che lo andavi a trovare, che ti voleva salutare. E io ho detto: andiamo subito, perché non perché sapevo che stava male, andiamo subito perché sono una persona con desiderio, siamo andati. E lì ho trovato dei suoi amici e tra l'altro parlavamo dei sogni e ne testimoni Mucciante, perché eravamo a prendere il caffè insieme. Uno di questi ragazzi mi ha detto: ma sai, io all'inizio quando parlavi di sogni dicevo: ma che sogni sogni? Qui c'è da farsi prendere un centravanti, uno che faccia gol. E io gli ho detto che nella vita uno deve fare quello che ha, perché se tu fai quello che hai sicuramente riuscirai a migliorare tutti. Se tu vuoi fare quello che non hai, peggiorerai tutti gli altri, perché fai capire che non sono utili, che non fanno parte di una squadra, ma che in quella squadra lì conterà solo quello che sa finalizzare. Io spero che la mia squadra faccia sempre con il Milan, deve riuscire sempre, non dico tutte le volte a fare 4 gol, però a concretizzare le buone occasioni che ci capitano. Succede che ci sono dei momenti in cui le cose, come nel derby l'altra sera, che abbiamo sbagliato troppo e alla fine abbiamo pagato caro, questa è la vita, questa è la vita. Il Pescara c'è una tifosa speciale, che tra l'altro si chiama Paola, che sarebbe il nome della mamma dei miei figli, per non dire mia moglie, e questa signora è una signora purtroppo che c'ha la SLA e non riesce a muoversi, né? E parla solo con gli occhi attraverso un computer. E io gli ho detto: cara Paola, la vita è questa, tu sei in questa condizione, però hai l'opportunità di provare delle cose che tutti quelli che sono sani, che sono ricchi, non possono avere, perché ci sono tante persone che secondo me hanno un dramma più grande di questa grande tifosa, quelli che non gli manca nulla e arrivano al punto di togliersi la vita perché la vita non gli dà più un senso. Questi, secondo me, sono quelle persone veramente che hanno fallito. Poi uno, anche se ha la SLA, e questo non lo vorremmo che non succedesse a nessuno, in quel frangente, in quella situazione, devi cogliere l'opportunità di cosa ti ha dato la vita, di capire cos'è l'amicizia, cos'è la serietà, cos'è la cosa che ti tiene in vita, è il suo amore per il Pescara, perché l'ho avuto conoscere che sono allenatore del Pescara. E quindi, e io, se faccio questi discorsi,
come posso parlare, mi manca chi mi fa gol, mi manca chi concretizza, perché sennò non posso allenare, perché per me il calcio non è quello lì. Infatti io non vedo squadre partite di Serie A, tutte le partite, io guardo solo il Pescara e guardo qualche partita se c'è qualche squadra che mi interessa, basta. Mister, io le volevo chiedere un po' se ci aiuta a conoscere Erasmo Mulè, perché domani farà il debutto dal primo minuto, che tipo di giocatore è, come caratteristiche, quanto può dare a questa squadra, e sulla scelta di Ferraris se è figlia di una settimana di lavoro importante che ha fatto o sulle caratteristiche della partita. Grazie. Allora, Mulè è un ragazzo che è venuto da noi con tanta speranza, con tanta fiducia, e credo che anch'io avrei creduto che avrebbe avuto molte più chance di giocare molte partite, però io sono anche obiettivo. Penso che Brosco e Pellacani stanno facendo un campionato che non sono da giocatori da Serie C, sono giocatori da categoria superiore, perché sia Brosco che Pellacani hanno dato una solidità difensiva alla nostra squadra, e lo dimostra anche il fatto che i gol che abbiamo subiti sono pochissimi. Fino a ieri non pensavo chi giocava, ieri sera ho pensato a chi giocava. In quanto a Ferraris, secondo me è un grande giocatore, perché ha una percentuale molto alta anche in fase realizzativa, e poi è un ragazzo che in area di rigore è molto pericoloso. Diciamo quelle dichiarazioni forti che ha fatto su Riccardo Brosco in settimana, è stato tutto ok con il capitano? No, ma stai scherzando? Se non fosse ok, lui non sarebbe qui o io non sarei qui.